Benvenuti, siamo con Corrado Ruggeri, candidato al Consiglio Comunale nella lista del Movimento per le Autonomie. Ruggeri, lei è anche segretario comunale dell'MPA, che è il partito cardine della coalizione intorno a Giorgio De Matteis, perché De Matteis è uno dei leader nazionali di questo partito. Si parla del tentativo di Giorgio De Matteis come di un laboratorio nazionale, la scomposizione dei poli, l'aggregazione di liste eterogenee e anche lo stesso Alfano ha detto che dopo le amministrative il panorama politico così come lo conoscevamo non esisterà più. Beh, io penso che l'opinione generale della gente, dei cittadini, ma in tutta Italia, è una grandissima sfiducia verso la politica, ma la politica c'è, deve esistere ed è indispensabile in un sistema democratico. Quindi è sbagliato forse il sistema politico che sta operando in questi momenti in Italia, che è lo stesso forse di quello che è operato dopo la guerra, che ha dato dei risultati fantastici nei primi 20 anni, meno fantastici nei secondi 20 anni e poi è incominciato ad entrare in una crisi che è piano piano irreversibile. Quindi credo che un cambiamento completo e totale dell'approccio dei partiti alle questioni politiche debba avvenire. Noi ci siamo in questo momento trincerati in Italia in due blocchi, l'un contro l'altro armato. E se governa la destra tutto quello che fa la sinistra è sbagliato, se governa la sinistra tutto quello che fa la destra è sbagliato. Invece le idee sono buone o sono meno buone indipendentemente dall'appartenenza politica. Quando poi ci sono dei problemi grandi, enormi, come quelli che noi stiamo vivendo nella nostra città dopo il terremoto, bene, penso che l'appartenenza partitica debba essere messa completamente e totalmente da parte e bisogna tutti quanti insieme rimboccarsi le maniche. E pensare alla risoluzione vera dei problemi e al benessere dei cittadini. Credo che questa dovrà essere la carta vincente. Noi ce la siamo sposata il giorno dopo il terremoto, tant'è che la settimana, 10 giorni dopo l'evento del sisma, ufficialmente dicemmo al sindaco Cialente, comunicammo al sindaco di Cialente di cambiare il sistema e di fare un governo di salute pubblica, un governo in cui fossero previste tutte le forze sane della città e quindi non solo le forze politiche ma anche le forze imprenditoriali, le forze economiche, le forze finanziarie, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, l'università, perché ci serviva il contributo di tutta la città per poter risolvere quel dramma che il 6 mattina abbiamo avuto nella nostra città. C'è stato un rifiuto, non si è voluto fare, si è seguito sui vecchi schemi e sui vecchi sistemi e oggi come oggi la città è ferma al palo. Credo che invece la nostra idea, che è maturata già tempo prima del terremoto, non ci scordiamo che Giorgio De Matteis proveniva da un grande partito, anche io sottoscritto provenivo da Forza Italia, ma avevamo già capito all'epoca che il sistema non funzionava più e siamo partiti da zero con un programma, con un progetto che adesso sta venendo la luce e se la nostra coalizione è quella che presenta più candidati a 7 liste, tutte quante complete, con un'appartenenza partitica, politica, diciamo da ambo le parti, con un grosso entusiasmo. Abbiamo fatto delle convention, l'ultima, l'altra sera, era una riunione tecnica con tutti i candidati in una aura stracolma all'inverosimile, quindi evidentemente il progetto è appetibile da parte dei cittadini e vengono forse in questo programma, in questo progetto, la possibilità di risolvere questi enormi problemi che ci attanagliano. Questo fatto di essere fuori dai poli, classici almeno quelli intesi dalla Seconda Repubblica in poi, comunque vi ha attirato addosso le critiche sia del centro-sinistra ufficiale sia del centrodestra rappresentato dal PDL. In particolare Cialente vi ha accusato di essere lo strumento nelle mani di Chiodi, del commissario di Fontana, e cioè di coloro che a dire dell'amministrazione uscente hanno paralizzato la città. Dall'altro lato, recentemente il PDL vi ha invece detto che state truffando gli elettori perché vi firmate ancora come MPA per il PDL e che andate in cerca dell'usato non garantito invece di
trovare la strada della novità? Ma eccellente, posso rispondere tranquillamente che lui andava a braccetto con Chiodi, noi siamo fuori da quello schema, da quella coalizione. Il presidente Chiodi, il presidente della regione, appoggia ufficialmente il candidato del PDL, quindi penso che una persona non possa ufficialmente appoggiare due candidati. Quindi i fatti smentiscono completamente e totalmente Cialente, che non avendo altri argomenti da poterci contrapporre si inventa le favole metropolitane. Favole metropolitane che fino a qualche giorno fa, devo dire la verità, anche quelli del PDL si erano sposati. Adesso però leggo ufficialmente dalle dichiarazioni del sindaco Properzi che l'appoggio di Chiodi è, lui lo chiede ed è incondizionato, quindi insomma quello che è stato detto credo che sia stata una stupidaggine, ma più che una stupidaggine è trovare un'argomentazione per poter attaccare De Martis su cose non vere, viste che altri fianchi non li abbiamo mai abbiamo portato nessuna parte del corpo per essere colpiti e quindi si sono inventati qualche cosa come questa qua. Per l'MPA, per il PDL era il nostro simbolo, con cui ancora abbiamo la carta intestata, ma non è questo il problema, possiamo cancellarlo in 5 minuti, però voglio ricordare a Maiocco, forse è giovane, lui non se lo ricorda questo, che se il presidente Chiodi fa il presidente della regione e se il centrodestra è al governo della regione Abruzzo, lo deve con i voti dell'MPA, perché senza il 3,5% dell'MPA a quest'ora il presidente della regione era Costantini, non era certamente Gianni Chiodi. Quindi forse qualcuno ha la memoria corta, questo se lo dovrebbe ricordare. Noi siamo comunque coerenti con gli elettori, coerenti con la regione, coerenti con la provincia, coerenti col comune dell'Aquila, dove abbiamo lanciato un programma e un progetto nuovo che sta raccogliendo i consensi a 360 gradi da tutte le parti. Non possiamo essere attaccati su nessun punto, evidentemente stiamo dando fastidio, ma noi andiamo per la nostra strada, non vogliamo conflittualità, non critichiamo nessuno, pensiamo al nostro programma, pensiamo al nostro progetto, e gli altri vuol dire che non hanno altri argomenti, se l'unico argomento è dire che c'è simbolo del PDL, se è l'usato garantito, l'usato questo. Io non dico al PDL che forse in 30 giorni ha cambiato 7.000 idee, ha cambiato idea sulle primarie, prima sì e poi no, ha cambiato l'idea sul candidato che non doveva essere nominato da fuori invece da fuori, hanno cambiato idea perché doveva essere un candidato giovane, adesso è un candidato che ha un anno più di me, quindi insomma diciamo un po' di coerenza. Noi andiamo per la nostra strada, non facciamo le critiche a nessuno, il nostro avversario, lo ripeto fortemente, qui è Cialente, non è certamente il Properzi, e quindi noi andiamo per l'avversario politico, dico io, andiamo per la nostra strada con il nostro programma, con il nostro progetto, con il consenso della città, con le adesioni e ripeto, 7 liste di cui 4 liste civiche e 220 candidati, evidentemente il nostro progetto piace e se piace dà fastidio a più di una persona.